Questo video è in collaborazione con Grande Inverno e Fantasiastore.it, dove se utilizzerete i codici in descrizione riceverete il 5% di sconto. E con i network Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Mentre attendete il 10 luglio per mettere le mani sulla nuova espansione di Keyforge, Mutazione di Massa, l'Asmodee mi ha spedito 4 mazzi da farvi vedere sul canale. Ecco a voi quindi l'anteprima di Mass Mutation. Andiamo a dargli un'occhiata. Mass Mutation è il quarto capitolo della saga di Keyforge. Può essere utilizzato, come ogni espansione di questo gioco, per poter giocare con mazzi di espansione precedenti. E non è necessario, per i nuovi giocatori, comprare le espansioni passate per poi arrivare a questa. Andando a vedere la scatola dei mazzi, possiamo notare come l'apertura laterale introdotta in Mondi in Collisione sia stata rimossa per tornare all'apertura tradizionale che abbiamo sempre trovato in Il Richiamo degli Arconti e L'Era dell'Ascensione. Migliorata invece l'apertura per il cellophane che protegge il mazzo, che ci permetterà di non uscire pazzi ogni volta che dovremo sbustarlo. In ogni mazzo troverete come sempre un totale di 37 carte, divise in 36 carte da gioco e un arconte con la lista del mazzo sul suo retro. Ma giungiamo subito nella zona calda per assaggiare una parte di quello che ci aspetterà durante la mutazione. Buona visione!
Signori, molte carte nuove, una mastodontica e il ritorno in diretta di Casa Sanctum. In questa espansione le carte, come fu promesso quando fu presentata, saranno davvero uniche. Abbiamo visto una figlia con bonus danno, carte che nelle edizioni precedenti non ci permettevano di volgere a nostro favore un match, ma che adesso possono perfino andare ad intaccare la riserva del nostro avversario. Casata disse che inizia a rubare e fa ancora più paura, e il ritorno in grande stile, come aveva anticipato Vizzo in un suo video, di Casata Ombre. Che cosa si può volere di più da questa mutazione che non ha influenzato soltanto le creature, ma l'intero gioco? Non ci resta che aspettare il 10 per scoprire ancora più a fondo questa nuova edizione di Keyforge. Mi auguro che questa anteprima sia stata di vostro gradimento. Prima di salutarci volevo invitarvi ad iscrivervi ai canali che sono comparsi in sovrimpressione per seguire in maniera attiva ogni contenuto e sostenere la community. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video!